benvenuti a questa nuova puntata. In questo video analizzeremo un altro episodio della serie di Golden Axe, l'ultimo decente. Buona visione! Nel 1993 la Sega produrrà il terzo episodio della serie di Golden Axe, Golden Axe 3, solo che questo episodio è stato rilasciato soltanto in Giappone, mentre in Nord America venne distribuito tramite il Sega Channel, ma non è mai arrivato in Europa. La storia è molto ripresa dai precedenti capitoli, in cui l'esponente del male di turno ha preso la Golden Axe e ha preso possesso del mondo abitato dagli eroi della serie. E niente di più, dobbiamo semplicemente fermarlo insieme ai suoi scagnozzi. Graficamente possiamo dire che Golden Axe 3 è leggermente migliorato rispetto a Golden Axe 2. Abbiamo sempre molti colori a schermo, animazioni che sono un po' più fluide e anche la vastità degli ambienti, che questa volta sembra essere molto più varia, per fortuna. Sul lato del sonoro invece c'è sempre la stessa cura che era stata fatta nei precedenti capitoli, pochi effetti sonori che fa sembrare gli ambienti un po' troppo silenziosi e la musica di sottofondo, che è semplicemente un tema musicale fantasy che è perfettamente integrato all'atmosfera del gioco. Sul lato della giocabilità invece, Golden Axe 3 ha fatto un lungo passo indietro e è tornato molto sullo stile del primo episodio. Al posto dei maghetti, ad esempio, sono tornati i ladruncolin nani, al posto dei libri di magia sono tornate le ampolle di pozione magica, è stata eliminata la possibilità di scegliere il livello di magia che si vuole utilizzare tra quelli possibili. Anzi, i livelli di magia adesso ce ne sono 3 per ogni giocatore. E con questo si è levata la differenziazione dei precedenti titoli. Ora i personaggi variano solo in funzione della forza, della velocità e della propria agilità. Durante il gioco è stato aggiunto anche qualcosina di diverso. Ad esempio, ci imbattiamo talvolta in dei prigionieri e liberandone almeno 5 si può tenere una vita extra. Una novità nuova che hanno introdotto è la mappa interattiva. Lungo il percorso il giocatore si troverà davanti ai bivi, sceglie la strada che può prendere per terminare il livello o un gioco stesso. Condizionerà il livello successivo e anche una propria scelta ulteriore. Insomma, questo gioco, anche se non è mai arrivato su Mega Drive, ne è stata pubblicata una versione per PlayStation 2 e PSP, addirittura. Anche nella Sonic Ultimate Genesis Collection per Xbox 360 e PlayStation 3. E risulta essere un gioco abbastanza vario e divertente. Dopo questo terzo episodio, la saga di Golden Axe perderà la strada. In pratica non sarà più niente di picchiadura a scorrimento, ma saprà più di tutt'altro genere. Un vero schifo saranno gli episodi successivi. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!